Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio. Perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6. Primo novembre 1903, capitolo 1. Continuando il mio solito stato, mi sono trovata fuori di me stessa e vedevo me stessa come un piccolo vaporetto. Ed io tutta mi meravigliavo nel vedermi ridotta in quella forma, onde in questo mentre è venuto il mio adorabile Gesù e mi ha detto: figlia mia, la vita dell'uomo è vapore, e siccome al vapore è il solo fuoco che lo fa camminare, ed a misura che il fuoco è vivo e molto, così corre più veloce, e se è poco cammina a lento passo, e se è spento resta fermato, così l'anima, se il fuoco dell'amore di Dio è molto, si può dire che vola sopra tutte le cose della terra e sempre corre e vola al suo centro che è Dio. Se poi è poco, si può dire che cammina stentata, strisciandosi e infangandosi di tutto ciò che è terra, se poi è spento resta fermata, senza vita di Dio in essa, come morta tutto ciò che è divino. Figlia mia, quando l'anima in tutte le sue azioni non le fa per altro che per il solo fine d'amarmi e nessun'altra ricompensa vuole del suo operato che il solo mio amore,
cammina sempre di giorno, mai per lei è notte, anzi cammina nello stesso sole, che quasi vapore la circonda per farla camminare in esso, facendole godere tutta la pienezza della luce. Non solo, ma le sue stesse azioni le servono di luce per il suo cammino e le accrescono sempre di nuova luce. Novembre 1903, capitolo secondo. Gesù dice: trovandomi nel solito mio stato, stavo pregando per certi bisogni del prossimo, ed il benedetto Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: per quale fine preghi per queste persone? Ed io: Signore, e voi per qual fine chiamaste? E lui: vi amo perché siete cosa mia stessa. E quando l'oggetto è suo proprio, uno si sente costretto, è come una necessità amarlo. Ed io: Signore, sto pregando per queste persone perché sono cosa vostra, altrimenti non mi sarei interessata. E lui, mettendomi la mano sulla fronte, quasi premendola, ha soggiunto: ah, così è perché cosa mia? Così va bene l'amore del prossimo. Capitolo 3, 10 novembre 1903. Continuando nel mio solito stato, quando appena ho visto il benedetto Gesù che mi diceva: figlia mia, il vero amore dimentica se stesso e vive agli interessi, alle pene e da tutto ciò che appartiene alla persona amata. Ed io: Signore, come si può dimenticare se stessi mentre lo sentiamo tanto? Non è che sia una cosa da noi lontana oppure divisa che facilmente si può dimenticare? E di nuovo Gesù ha soggiunto che là c'è il sacrificio del vero amore, che mentre tiene se stesso deve vivere a tutto ciò che appartiene alla persona amata. Anzi, se si ricorda di se stesso, questo ricordo deve servire ad industriarsi maggiormente come potersi consumare per l'oggetto amato. E l'amato, se vede che l'anima si dà tutta per lui, la saprà ben ricompensare, dandole tutto se stesso e facendola vivere della sua vita divina. Sicché chi tutto dimentica tutto trova. Oltre a ciò è necessario vedere la differenza che passa tra ciò che si dimentica e ciò che si trova. Si dimentica il brutto e si trova il bello. Si dimentica la natura e si trova la grazia. Si dimenticano le passioni e si trovano le virtù. Si dimentica la povertà e si trova la ricchezza. Si dimentica la stoltezza e si trova la sapienza. Si dimentica il mondo e si trova il cielo. Bene, cominciano le meditazioni sul sesto volume, la grande seconda parte di questo ciclo di meditazioni preparatorie al regno della Divina Volontà, appunto distinte nei primi cinque e nei secondi cinque volumi, i volumi da 1 al 5 e dal 6 al 10, che iniziano appunto con questa nuova serie di meditazioni. Cominciano alla grande, sotto il segno dell'amore. Sono tre splendidi capitoletti che ci mostrano alcune diverse facce dell'amore, come se uno mettesse uno spettro, ecco, di forma geometrica dinanzi al sole e scindesse i raggi della luce, quindi li vedesse sotto alcuni aspetti particolari, anche attraverso delle bellissime immagini che usa Gesù e anche attraverso alcune bellissime spiegazioni. Si comincia appunto con l'amore di Dio caratterizzato dalla purezza delle intenzioni, cosa che dobbiamo sempre sottoporre a verifica e mai dare per scontato. È un passaggio chiave, fondamentale della vita nella Divina Volontà, tra l'altro assolutamente radicato nella Sacra Scrittura, no? San Paolo scrive nelle sue lettere che Cristo è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per noi. E prosegue: questa vita che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio dell'Uomo, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Noi, come dire,
ben radicati in questo orizzonte, quando, ecco, se qualcuno ci chiedesse che cosa stai facendo, daremmo immediatamente una risposta. Ecco, sto amando Gesù, sto amando Maria. Sì, ma come? Stai leggendo? Sto amando Gesù, sto amando Maria. E così vale per tutte quante le altre cose. Quindi avere questa profonda rettitudine di intenzione, quindi, che consente di agire con l'unico fine dell'amore e con l'unico destinatario che è l'amato. E tra l'altro, siccome è vero sempre che amor che annulla amato, amar perdona, noi amando ci aspettiamo sempre qualche ricambio, ma si aspetta anche il nostro Signore, questo qui, sappiamo che Lui vuole il ricambio dell'amore che ha sparso nella creazione, e che attraverso i giri noi lo ricambiamo per noi e per tutti, quindi l'amore aspetta sempre un ricambio, ma un ricambio da chi? Nessun'altra ricompensa vuole dal suo operato che il mio solo amore. E Gesù usa per spiegare questa verità l'immagine del vapore. Il vapore che lui spiega è prodotto e alimentato dal fuoco. I treni a vapore funzionavano attraverso le, non so se si chiamano, le camere di combustione. Comunque c'era un posto nella locomotiva dove si bruciava la legna e il carbone e si produceva il vapore che faceva camminare il treno. Quindi è assai importante che alimentiamo costantemente, anzitutto, ecco, subito dopo, non a caso, nel secondo capitoletto, Gesù passa all'amore del prossimo, il fuoco dell'amore di Dio, che è la cosa più importante. Oggi, purtroppo, molto spesso, anche sotto la spinta, e qui vedremo adesso poi la seconda meditazione, no? Di certa cultura laica, filantropica, ma filantropica in modo laico, o peggio ancora in modo illuminista, quindi adesso vedremo, insomma, no, alcune importanti e non secondarie osservazioni. Questa cultura mette il secondo comandamento, che è un grande comandamento, in sostituzione dell'amore di Dio. E se non si fa attenzione, si può non difficilmente cadere in questa sottile trappola, magari anche prendendo a pretesto dei sacrosanti e verissimi passi della Sacra Scrittura, per esempio quelli dell'Apostolo San Giovanni, che diceva: guarda che se tu non ami il tuo fratello che vedi, non puoi amare Dio che non vedi. E da questo sappiamo che siamo nell'amore di Dio se amiamo i fratelli. Ma queste frasi vanno rettamente e correttamente interpretate e ci aiuta molto bene in questo, il secondo capitoletto su cui ora volgiamo l'attenzione. Luisa sta pregando per una persona o per alcune persone, per certi bisogni del prossimo, dice moderatamente, e qui Gesù interviene. Dice: per quale fine preghi per queste persone? Per questo dialogo. E Gesù spiega che, guardate, ogni essere umano è mio e io lo amo in quanto mio perché è uscito da me. E Luisa dice: sto pregando per queste persone, attenzione, perché sono cosa vostra. Altrimenti non mi sarei interessato, attenzione, eh. E Gesù, tutto contento, dice: ah, così tu li ami perché sono cosa mia? Per questo preghi per loro? Allora così va bene l'amore del prossimo. Che significa così va bene? C'è sempre la solita tecnica interpretativa, no? Per capire bene una cosa bisogna fare il contrario. Vuol dire che se non l'amasse perché sono cosa sua, non andrebbe bene questa forma di amore del prossimo. Ma com'è l'amore del prossimo? Eh sì, ma bisogna anche qui vedere perché io amo il prossimo e per chi amo il prossimo.
anche se possono, come dire, dar vita a comportamenti da un punto di vista pratico oggettivo analoghi, i criteri ispiratori dell'etica laica, d'accordo, e quelli dell'amore cristiano sono ben differenti. Io ricordo quando studiavo Kant, non mi ricordo se era il primo o il secondo precetto della ragion pratica: agisci nei confronti del prossimo considerandolo sempre come fine e mai come mezzo. Questo è un principio di per sé stesso assolutamente compatibile con l'etica cristiana, ma attenzione, cioè io non posso mai strumentalizzare una persona, non posso mai considerare una persona un mezzo per qualche altro scopo. Ma perché non lo devo trattare come mezzo, ma sempre come fine? Perché l'uomo, come lo mettevano con la U maiuscola, è questa sorta di specie mezzo Dio che vive in terra, illuminato dalla sua ragione, che deve governare tutto, sganciandosi dalle vecchie credenze tradizionali e oscurantiste della fede medievale, o perché quell'uomo è immagine e somiglianza di Dio, redento dal sangue di Cristo, e quindi amare Lui, concorrere al suo bene e alla sua salvezza, è dare gloria a Dio, fare felice il Signore, che lo considera come cosa sua e che vede che l'uomo gli sfugge di mano a causa della sua cattiva volontà, fomentata e alimentata dalla cattiveria di chi odia Dio, sappiamo chi è, l'angelo ribelle numero uno con i suoi seguaci, quindi vuole la nostra rovina, non perché gliene importa qualcosa di noi, ma per fare un affronto, uno sfregio, un dispetto, secondo quello che è la sua, a Dio stesso. Chiaro che da un punto di vista concreto alcuni comportamenti potranno anche essere identici, quando si tratta per esempio di forme di amore del prossimo materiale, le cosiddette opere di misericordia corporale, cioè se 10 euro li manda in adozione un cristiano o un laico, sono sempre 10 euro mandati in adozione, d'accordo? Quindi ecco, ma cambia, cioè dentro la vita, nella divina volontà, ma anche dentro la vita cristiana, si impara profondamente il valore dell'interiorità. Quindi quante volte ci sono gli scritti, dice, quante buone azioni salgono a me, sono oggettivamente buone, ma io mi giro dall'altra parte, non hanno nessun valore ai miei occhi, ma altre volte addirittura, una volta addirittura mi offendono. E fa degli esempi Gesù, no? Anche nelle ore della passione, no? Guardate quando c'è il commento a Gesù che viene presentato dinanzi a Barabba, no? Ah no, dinanzi a Barabba, dinanzi a Erode. Erode a un certo punto voleva adattarlo, voleva da mezzo giullare. Avanzi, fammi un bel miracolo, così ci divertiamo un po'. Chiaramente Gesù non asseconda queste cose e gli mette la veste da pazzo e cominciano a burlarsi di lui, no? Cioè, ah, questo sarebbe il figlio di Dio, questo è un povero demente, no? E poi Gesù commenta, dice, questi si fanno burle di me, ma questo, che se lo facessero Erode, insomma, è come dire, grossolano, empio e vizioso come era, pace, no? Se non sapessi quanti gente si fa burla di me. Dice, quando uno si confessa non c'è nessun proposito di cambiare vita, sono burle che si fanno. Quando uno, adesso non mi ricordo l'espressione precisa, no? Celebra la messa e sta con gli occhi per aria, o peggio ancora lo fa per interesse, o senza, sono burle che mi si fanno, eccetera, eccetera, no? Però sono comportamenti oggettivamente religiosi, no? Quindi questo ci aiuti sempre a comprendere l'importanza delle motivazioni, cioè l'intenzione e le motivazioni per cui noi agiamo, e che Dio sempre vede. Ricordate anche gli episodi evangelici, no? Dice, quando dai un banchetto invita i poveri, eccetera, eccetera, non semplicemente perché i poveri non c'hanno nessuno, questo certamente è un valore agli occhi di Gesù, ma perché non hanno di che ricambiarti. Perché invitare qualcuno, tu puoi farlo con l'intenzione semplicemente di fare una buona azione verso il prossimo, oppure con l'intenzione, diciamo, un invito, così poi mi rinvita e mi ricambia quello che gli sto donando. Quest'atto dinanzi a Dio non avrebbe nessun tipo di valore, perché sarebbe macchiato dall'intenzione del proprio tornaconto personale. Tutto qui. Ecco.
E di nuovo torna ulteriormente su questi argomenti il Signore nel terzo capitolo, con quella frase, una delle frasi, insomma, clou da ricordare: il vero amore dimentica se stesso e viva gli interessi, alle pene e a tutto ciò che appartiene alla persona amata. Lui si obietta, dice: ma faccio a dimenticarmi me stesso, insomma, che io me stesso ce l'ho, come dire, tra i piedi dalla mattina alla sera, non posso, insomma, no? Io sto sempre dentro me stesso, sto sempre a che fare con me stesso, no? E Gesù spiega, dice, certamente questa è un'immagine, no? Cioè, non è che ti puoi dimenticare te stesso, nel senso che non ti ricordi più di te stesso, è impossibile una cosa del genere, no? Ma è il significato di questa frase. Questo è il sacrificio del vero amore, che mentre evidentemente tiene se stesso, però deve vivere a tutto ciò che appartiene alla persona amata. Queste sono frasi molto profonde. Anzi, se si ricorda di se stesso, questo ricordo deve servire ad industriarsi maggiormente come potersi consumare per l'oggetto amato. La vita nella divina volontà, vedete come prepara bene il terreno Gesù, è vita nell'amore, nell'amore personale, continuo, attivo e fattivo nei confronti di Gesù, invisibile agli occhi delle creature, no? Questa non è una santità appariscente agli occhi degli uomini, ma è sommamente santificante agli occhi di Dio, perché Dio lo vede. Se io, ecco, quando penso a me stesso, dicendo, va bene, devo fare questa cosa, sì, ma voglio fare questa cosa per la maggiore gloria di Dio, voglio fare questa cosa per dimostrargli maggiormente il mio amore, voglio fare questa cosa per spendermi maggiormente per la sua gloria, per procurare un maggior beneficio alle anime che lui ama. E l'amato, se vede che l'anima si dà tutta per lui, e questo Gesù lo vede, anche questo senso, no? Vedete come dentro la vita, cioè chi studia un pochino l'ascetica classica, io quando leggo queste cose mi rivengono tutte quante in mente, no? Per esempio, il fare tutte quante le cose per Gesù si chiama, in ascetica classica, la purezza dell'intenzione, no? Se uno legge i libri di meditazione dei maestri di spirito cominciati a proliferare soprattutto dopo l'azione di San Francesco di Sales, troverà una montagna di, però neanche capisce, no? Dice, venite a fare esame di coscienza sulla purezza delle intenzioni. Dice, ma che significa purezza? Questa è la purezza dell'intenzione. Un'altra cosa che sollecitavano sempre i maestri di spirito era vivere la presenza di Dio e custodire l'esercizio della divina presenza. Cioè, siccome Dio ti vede sempre, d'accordo, è sempre presente a te, ma tu non ne sei consapevole, d'accordo? Perché noi non avvertiamo il fatto che Dio ci vede, che Dio è vicino a noi, che vede i nostri pensieri, che vede i nostri pensieri. Allora c'è bisogno di un'operazione di presa di coscienza, no? È come quando, pure l'altra cosa, prima che inizi la meditazione mettiti alla presenza di Dio, no? Si dice in ascetica classica. Cosa vuol dire? Significa, dato che stai pregando, come dire, ancora di più prendi coscienza che stai davanti a Lui e che inizia un tempo di dialogo tra te e Lui, no? Sono tutte quante operazioni che dipendono dal fatto che Dio non è percepibile ai nostri sensi, quindi il contatto con Lui è un contatto necessariamente interiore. Quindi tutte quante queste cose, come si vede benissimo, ecco perché bisogna fare attenzione, no, che la vita nella divina volontà non è una via alterna, una via nuova, assolutamente parlando, per certi aspetti lo è, ma non assolutamente parlando, cioè non è una cosa alternativa, cioè questa è completamente un'altra cosa rispetto, no, è una cosa che va oltre, ma non è una cosa che insegna altro, va oltre, va molto oltre, carità, d'accordo? E passare dalla dimensione degli atti umani a quelli divini è un'altra cosa, raggiungere l'unione con la divina volontà è un'altra cosa, d'accordo? È una cosa grossa, però è, come dire, un edificio le cui fondamenta sono state ampiamente poste nel corso della storia. Altrimenti dovremmo pensare che 2000 anni, anziché una preparazione al regno della divina volontà, sono stati quasi tempo perso, no? Che sono anche le posizioni di quelli dei pensatori e dei teologi un po', io direi, ma anche un pochino ingenuotti, no? D'accordo?
di quelli che pensano che un po' troppo entusiasti di alcune sacrosante, bellissime, diciamo così, e non vorrei dire innovazioni, aperture, come dire, aggiornamenti, come vogliamo, cioè, moderni della Chiesa, in forza di questo dicono: ah, va bene, quindi c'è stato un blackout durato 1950 anni, la luce se c'è 50 anni fa, dico, d'accordo, non ci sarebbe stato quello che c'è stato 50 anni fa, che si pone in continuità, certamente facendo anche dei passi in avanti rispetto a quello che c'era se non ci fossero stati 50 anni prima, no? Quindi le leggi spirituali sono identiche. No, basta pensare, ad esempio, a un famoso commonitorio di San Vincenzo dalle Renne, quando parla del progresso nella Chiesa, no? Il progresso nella Chiesa si ha un po' come l'immagine è come di quella dell'embrione o del feto che diventa un adulto. Certo che l'adulto è diverso dal feto, d'accordo? Ma tutto quello che l'adulto era contenuto nel feto, quindi si tratta di uno sviluppo di un qualcosa di grande che era già però contenuto perfettamente anche quando la persona era in stato di incoscienza, no? Gesù spiega che il regno della divina volontà certamente lo ha manifestato con chiarezza da un certo punto in poi, ma dice che, come dire, in nuce, lo diciamo nel Padre nostro, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, è il regno della divina volontà, sicut in cielo et in terra. D'accordo? Questo è, e ce l'ha fatto ripetere per 2000 anni senza che potessimo, come dire, coglierne fino in fondo tutte quante le implicazioni, tutte quante le conseguenze, no? Quindi entrare in questa dimensione è come dire un tirare fuori un patrimonio che ancora non era stato pienamente investito, potremmo dire, no? Ma che era già presente. Questo è importantissimo, questo qui, no? È molto importante. Quindi se io sto alla presenza di Dio, Dio lo vede. E se io cerco in continuazione di stare alla sua presenza, di farlo contento, ecco, di pensare a lui, questo Dio lo, e questo lo ricambia, cioè, non ci stanno, cioè, amor che annulla, amata, amar perdona, vale per lui e vale per noi, è impossibile. Anche questi maestri di spirito lo dicono certamente, a volte il nostro Signore, come dire, si nasconde un pochino anche le anime interiori, non perché queste abbiano fatto qualcosa di male, ma perché ha bisogno di un sacrificio, ha bisogno di purificare qualcosa, quindi lo fa. Ma questo non può essere una cosa che dura a tempo indeterminato, d'accordo? Perché se c'è uno zero assoluto, lì un esame di coscienza ce lo dobbiamo per forza fare. Perché se c'è uno zero assoluto vuol dire che nella mia mente, nel mio cuore c'è tutt'altro che Dio. Quindi altro che dimenticare me stesso. Sto pensando solo a me stesso e alle cose che mi interessano e che mi piacciono. E se penso solo a me stesso e alle cose che mi piacciono, ricevo il salario di quelle che sono le mie azioni, cioè il nulla che me stesso e il mondo con tutte quante le sue chimere è. Allora Gesù spiega: solo chi tutto dimentica, tutto trova, e solo chi dimentica se stesso vive la vita divina. Vita divina che si può vivere già in questo mondo. E poi Gesù conclude con questo exploit, insomma, che non è molto commentabile, è semplicemente da riprendere, da gustare, diceva Sant'Ignazio, gustare interiormente, no? Proprio ruminarlo interiormente. Si dimentica il brutto e si trova il bello. Tutti noi cerchiamo il bello, la bellezza non secondo San Tommaso, ma secondo altri santi filosofi e teologi appartiene ai trascendentali dell'essere. Io, per esempio, sono perfettamente d'accordo: non ci sono soltanto il vero e il bene che appartengono ai cosiddetti trascendentali dell'essere, ma anche il bello. Cosa sono queste cose? Per dire in termini semplici, sono delle caratteristiche ontologiche del reale che inevitabilmente attraggono noi, perché cioè, semplicemente per il fatto che siamo viventi esseri umani. Noi siamo naturalmente inclini al vero, al bene e al bello. Poi bisogna vedere se troviamo il vero vero, il vero bene o il vero bello o le loro caricature, ma in quanto tali esercitano la nostra, come dire, un fascino, come dire, invincibile, inesorabile, perché sono proprio fondati nell'essere stesso. Questo significa, proprio detto in parole molto molto divulgative e molto molto semplici, no? Il problema è che le cose umane, anche noi stessi, non ci vuole tanto a vedere quanto siano brutte, ne facciamo esperienza in continuazione. D'accordo?
È proprio brutto il contatto con gli esseri umani, come dire, imprigionati nella loro volontà. Si vedono dei barlumi di bellezza che tradiscono la loro origine divina, che l'uomo non perde mai, no? Ma proprio messi in uno stato talmente penoso, insomma, che suscitano più, come dire, ribrezzo che attrazione. Si dimentica la natura e si trova la grazia. Si dimenticano le passioni e si trovano le virtù, si dimenticano le passioni, una cosa molto bella, una promessa ed anche una spia di come stiamo lavorando per entrare nel regno della Divina Volontà, che le passioni, come dire, certo, non sono completamente spente, morte e dominate, perché questo richiede un'unione perfetta con la Divina Volontà, però se ne sente diminuire il vigore, la spinta. Cioè, da un punto di vista interiore, non c'è soltanto il fenomeno che ogni tanto le passioni si accendono e io riesco a dominarle, già questo insomma è un'ottima spia, ma delle volte, come dire, si riesce a sentirne meno la spinta e la veemenza, questo tanto più quanto io faccio attenzione a curare di vivere senza uscire dalla divina volontà. E si dimentica la povertà e si trova la ricchezza. Dice, ma come la ricchezza? Ma noi i cristiani sono poveri, amo la povertà, dico, la povertà materiale forse. D'accordo? Ma i cristiani sono i più ricchi sfondati del mondo, nel senso che i grandi ricconi del pianeta Terra, un cristiano, non hanno assolutamente, un cristiano non ha nulla da invidiare a loro, non perché è pieno di beni materiali, ma perché è pieno dei beni celesti che sono molto più grandi, no? San Francesco, che era il campione della povertà materiale, è sicuramente tra gli uomini più ricchi, si capisca il senso, insomma, no? Di questa espressione, che siano mai esistiti. Si dimentica la stoltezza, si ritrova la sapienza. Sapienza, basta leggere il libro della Sapienza, quanto è bella questa virtù, quindi la capacità di penetrare le cose di Dio. E di vedere e trattare tutte le cose alla divina, ecco, mai alla umana, no? E infine si dimentica il mondo e si trova il cielo, insomma, ecco. Noi, non avendo altro, non conoscendo altro, molti uomini sono molto attaccati alla vita del mondo e alla vita della terra, ma appunto perché non si conosce altro, perché quando si conosce il cielo, veramente il mondo perde tutte le sue attrattive, no? Tra non molto, insomma, ecco, verso la fine d'agosto ci sarà la memoria liturgica di Santa Monica, ecco, basta leggere lo splendido passo delle Confessioni, no? Cosa disse Santa Monica a Sant'Agostino poco prima di morire. Dice, guarda che a me di questo mondo non me ne importa proprio più niente, due cose mi tenevano in vita, anzi una, vederti battezzato e cattolico, il Signore adesso mi ha fatto addirittura vede vescovo, quindi che sto a fare ancora qua? Speriamo che mi si porta via il più presto possibile. Ecco. È l'atteggiamento, ecco, non di chi disprezza la vita terrena, che è comunque un dono del Signore, il tempo che possiamo spendere per Lui, per crescere, per nobilitare l'essere che Lui ci ha dato, per acquisire le possibilità di andare in cielo, di andare anche molto in alto in cielo, ma evidentemente il cielo dinanzi alla vita terrena è qualcosa di altro. E quindi necessariamente quando ci si sposta nell'asse di interessi verso il cielo, le cose della terra e del mondo perdono di consistenza e di valore, fino a scomparire nel nulla. O Santa Vergine Maria, ecco, tu che sei l'espertissima, ecco, nella perfezione assoluta, nel fervore estremo, ecco, nell'amore verso Dio, ed anche assolutamente emblema cristallino, ecco, del santo amore verso il prossimo, che quando è santo
è tra l'altro molto più sollecito e molto più intenso, ecco, anche del più attivo degli amori umani, insegnaci a vivere questa vita, ecco, non più umana ma divina, a comprendere soprattutto la grande verità che ci ha insegnato Gesù, che ci troveremo davvero solo quando ci perderemo. Quelle frasi che poi il Signore avrebbe insegnato a Luisa, no? Perdersi e sperdersi in Lui, ecco, sono perfettamente conseguenziali agli ultimi punti di questa meditazione, no? Se mi dimentico di qualcosa, certamente mi vado a perdere, ecco, ma perdendomi nel posto giusto, cioè la Divina Volontà, mi ritrovo in pienezza e in perfezione. Ecco, aiutaci a vivere queste splendide e divine realtà e attendere ad esse senza titubanze e senza voltarci indietro. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.